Buonasera a tutti, benvenuti all'appuntamento con Sport Club, in studio con Luigi Balduini e con Max Cocchi. Un piacere essere qui con voi, un lieve ritardo sulla tabella di marcia, ma recupereremo questi 10-12 minuti di ritardo allungando la trasmissione. Ci perdoneranno i colleghi e amici di Sport Today, appuntamento comunque assolutamente da non perdere, ma siamo qui per parlare logicamente di Virtus e di Fortitudo, più tardi il collegamento con Pietro Aradori, ma entriamo subito nel vivo dei match che si sono giocati sabato e domenica. Rispetto l'ordine cronologico, dai, così non facciamo favoritismi, perché io lo dico sempre, questo è Basket City, non mi interessa mai se uno fa l'Eurolega e l'altro fa la 2. A ETV Rete 7, nella nostra trasmissione, il rapporto è paritario. Poi può anche succedere che si parli più di Fortitudo, perché dipende quello che salta fuori. Oggi, ad esempio, c'è Aradori. Cominciamo dalla Fortitudo, appunto. Allora, vittoria, agevole no, ma comunque vittoria incontestabile, questo sì. Che ne dici? È una Fortitudo che comincia a prendere forma, che comincia, in cui i giocatori cominciano a fiatarsi. Sicuramente i punti di riferimento in questo momento sono sicuramente Aradori, Fantinelli e Thornton, che sono i giocatori sicuramente più affidabili. Anche sotto le plance, diciamo che questa squadra sta facendo la differenza. È, come dicevamo noi all'inizio, Jack, una squadra che sicuramente dovrebbe fare i playoff, potrebbe anche arrivare a una finale, vediamo come va, ma tutto può succedere, anche perché è una squadra tutta nuova, a parte i senatori, se vogliamo, che alla fine con il saluto di Mancinelli sono rimasti Aradori e Fantinelli. Saluto non l'hanno fatto neanche salutare. Cioè, io penso che la mancanza di rispetto che la Fortitudo ha riservato a Mancinelli rimanga imbarazzante. Lasciate perdere che fondamentalmente da almeno un paio di stagioni non fosse più un giocatore, perché fisicamente non teneva. Però è scomparso Mancinelli. Sì, ma allora, prima lui a questo punto sta bene uguale. Felicemente sposato, felicemente... Vanno insieme queste due parole? No. Non sapevo che si potessero... Sempre, no. Pensavo fosse un ossimero. Felicemente sposato, non sempre, però in questo caso sì. Ah sì? C'è l'eccezione che conferma la regola. L'eccezione che conferma la regola. Il vero scoop è proprio questo. Tu dici, ha già avuto talmente fortuna di unire felicemente sposato, che cosa vai a fare una partita a Dio? Gli è già andata troppo bene. Poi piano, per quello che ne so, mentre tutti... diciamo hanno accettato delle situazioni di negoziazioni sul passato, lui era un po' più fermo. Oh, finalmente questo. Mi dici qualcosa di interessante. E anche io ti conosco già, tu stai lì a fare il gattino, ma io ti devo lavorare ai fianchi. Ok, e questo era meno. Ti fai grattini, adesso ti fai grattini. Adesso no, grattini. I grattini. Appunto, dico, io me li guardo gli scampi. Allora, il concetto è questo: tu mi fai capire che chi aveva delle pendenze del passato è venuto incontro alla società e quindi in qualche modo è rimasto. Mancinelli, che aveva delle pendenze per il passato e che già era più avanti degli altri. Come pendenze? Avanzava di più? No, era più avanti negli anni. Cioè, negli anni. Era, negli anni, nel senso che era meno proponibile, ok, quest'anno. Non è che non l'hanno ripreso a giocare, era che a lui avevano già proposto invece una dignitosa uscita facendo il presidente del giovanili. Ok, seguendo le giovanili. Vabbè. Lui invece, marginale, esatto, ma a un Mancinelli in questa Fortitudo puoi dare ben di più. Lui invece, Tradunt, che si era proposta a tutti, ricordi la presidenza a Esposito, si era proposta la presidenza a Myers, poi una serie di avvicendamenti. A Esposito di allenare, a Myers di fare il presidente. Sì, esatto. E invece Mancinelli, che forse avrebbe apprezzato questo tipo di incarico. E che, posso dire, è anche la persona managerialmente più capace, perché a livello imprenditoriale credo che Mancinelli valga ben di più di Calton Myers, stimabilissimo, in gambissima. Calton Myers, guarda, che è molto...
pignolo sul 2+2. Non ho mica detto nulla al riguardo, sto dicendo che Carton magari ha gestito il denaro che ha guadagnato. E io francamente avrei fatto con lui, cifre, allora, io sto in pantofole. Carlton non metteva un euro, però ne portava tanti, ne avrebbe portati tanti, perché Carlton Myers è un personaggio più nazionale di Mancinelli, nel immaginario collettivo, uno che ti ha portato la bandiera dell'Italia, capisci, che, alle Olimpiadi, uno che è stato, che ha fatto programmi in TV, conosce molta gente. E però ha 12 anni più di Mancinelli, quindi è fuori dalla pallacanestro giocata da tanto tempo. Mancinelli... Giocata sì, però conosce ancora il mondo. Va bene. Avrebbe portato sicuramente più sponsor. Però Mancinelli non ha voluto transare sui propri arretrati, mi pare di capire, no? No, esatto, da quello che so io no. E quindi? E quindi non è... si sono lasciati... con un abbraccio, una stretta di mano. Col bonifico per Mancinelli completo? Mi sembra di sì, penso di sì, non ho visto la... Però, ti ho detto, questi devo avere, questi voglio avere. Non ho visto l'evidenza, però una cosa è certa, che tutti i giocatori... Allora, signore, allora, questa fortitudo, se si è trovata con certi debiti, è perché comunque, seppur magari in ritardo, però tutti i giocatori sono sempre stati pagati. Il problema che emergeva era più con lo Stato, okay? Il problema del debito della Fortitudo, anzi grande maggioranza con lo Stato, e per uno, due, tre massimo mensilità per alcuni, con altri, ci sono squadre aspetta, in A1 no, che sono... No, calma, no, in A1... Chiedi a Cantù come sono. Cantù ha già fatto, cioè nelle 700 pagine di accordo tra la Fortitudo e l'Agenzia delle Entrate viene riportato integralmente il documento, ad esempio, cioè per suffragare la richiesta della Fortitudo viene riportato integralmente l'accordo che Cantù ha fatto con l'Agenzia delle Entrate, quindi dentro le 700 pagine ce ne sono almeno una 50-60 in cui viene riprodotto l'accordo che Cantù ha fatto per ristrutturare il suo debito. Quindi, ma non è questo problema. Come tu sai, comunque una cosa accettata fa quasi legge. Comunque, ma non è questo il problema. Il problema è ma tanto per il calcio quanto per il basket, è il 15 o 17 di dicembre, quando scadrà il cosiddetto cappello dei contributi. Perché sappiamo che per il 2022, causa Covid, le società sportive hanno avuto, diciamo, la possibilità di non versare i contributi. Il cappello, il periodo di, come si può dire, di tolleranza finisce attorno tra il 15 e il 17 di dicembre. Okay. Ma non è che dal 15 e 17 di dicembre tu cominci a versare gradatamente i contributi che non hai versato. Tutti gli arretrati in un blocco solo. Al momento lo stato dell'arte è questo. Ok. Si sta chiedendo, ovviamente, visto che nello sport si arriva sempre all'ultimo momento in queste cose, tanto dal calcio quanto dal basket, ora si va chiedendo al nuovo governo che intervenga e che proceda ad una rateizzazione di questi 11 mesi di contributi che fino ad ora le società non hanno versato, ma non hanno versato perché sono inadempienti, non hanno versato perché la legge gli consentiva di farlo. Grazie a Dio hanno fatto un Ministero dello Sport questa volta. C'è Abodi che è un personaggio di spessore. Io vi posso dire quello che so nel mio ambito, il settore gioco, vi posso garantire che il centrodestra si è affidato a dei veri professionisti. Questo ve lo do per certo. Lasciate perdere l'opinione politica, io parlo a livello tecnico. Certo. Ma prima non c'era. Ma tu ricorderai quello che ti dicevo del decreto dignità dei 5 Stelle sul tema gioco è stato devastante, ha inciso sullo sport. Questo lo dico così per ridere, perché così ve ne rendete conto. Voi avete notato che adesso se vedete un banner di una poker room, faccio un esempio, trovate poker, non dico il nome della room, news.it. Perché? Perché ti porta verso un sito informativo e poi dice clicchi, gioca su. Sì. E quindi è una campagna di brand. E così si è cercato di bypassare col sito di informazioni. Chiaramente questo è stato ridicolo, ma soprattutto cos'è che ha devastato lo sport minore? Il decreto dignità.
Perché tutte quelle realtà che non potevano investire perché costava troppo sullo sport professionistico, davano magari del denaro, una skill, una skin di certo. Una poker room investiva sulla pallavolo del paese 8.000 euro e ti teneva in piedi. Ma tutte queste cose non sono state fatte. Stati commessi degli errori devastanti, aggiungo, nessun calo di problemi legati alla ludopatia. Mm-hmm. Faccio presente questo aspetto. I dati sono rimasti invariati. No, visto che abbiamo avuto un al balcone che ha detto abbiamo abolito la povertà, sì. E lì mi pare che non sia andata benissimo, non per colpa di Di Maio, ma in assoluto. E poi al balcone ha detto abbiamo abolito il gioco d'azzardo, gli faccio presente che si è sbagliato, direi, in entrambi i casi. E probabilmente in nessuno dei casi poteva fare qualcosa, ma visto che ha detto che ce l'aveva fatta, ecco, sappia che si è sbagliato per il gioco. Adesso il centrodestra si avvale di professionisti di altro livello e avremo sicuramente un'analisi per quanto riguarda il decreto di dignità e il tema delle sponsorizzazioni. E anche per questo aspetto contributivo non mi meraviglio se poi c'è un intervento molto pratico. Devono metterci mano. Ovviamente il mondo che più è preoccupato è quello del calcio, perché lì i contributi sono sensibilmente superiori a quelli della pallacanestro, ma anche la pallacanestro sostanzialmente ha 12 mesi di contributi che dovrebbero essere versati tutti insieme, almeno stante la legge che c'è ora, tra il 15 o il 17 di dicembre. Quindi si va chiedendo immediatamente, una delle prime cose che si andrà a chiedere al ministro Abodi sarà quello di portare in Consiglio dei Ministri questa problematica e cercare di trovare una spalmatura. Ma già che ci sei, sarebbe il caso di cominciare a ragionare se ha senso versare dei contributi a degli stranieri che non saranno magari in grado di percepire una pensione in Italia al termine di una carriera. Andare a discutere quale dovrà essere l'entità del versamento contributivo, perché se no, con contributi elevatissimi, noi non pagheremo magari delle pensioni clamorose, ma non saremo competitivi perché non avremo abbastanza soldi per costruire squadre dello stesso livello di quelle di altri paesi. In questo senso il decreto crescita comunque si era già mosso, perché per dire tutti i neostranieri, cioè la Virtus per esempio ha pagato tantissimo quest'anno il decreto crescita, esatto. Perché avendo mandato via Udo dopo un anno, avendo chiuso il rapporto con Samson e con Hervey dopo il primo anno, di fatto avrebbe versato un 30% di imposte, quel 30% è diventato il 100%. Certo, ma ribadisco, sono discorsi che devono essere fatti in maniera più completa. Quindi mi stai dicendo che Mancinelli non ha transato con la Fortitudo e la Fortitudo non ha gradito. Questo lo possiamo dire. Sicuramente non ha gradito nella fase in cui c'era una ristrutturazione del debito, in cui c'era una situazione difficile, a tutta ragione sua, Mancinelli ha detto no, quello che io di cuore ne ha già dato tantissimo, sicuramente il Mancio. Comunque volevo fare un appunto solo per dire quanto costa un giocatore in A1 e quanto costa un giocatore in A2, facevo due valutazioni proprio questa mattina. Un giocatore che costa 100 in A1 ti viene a costare con i contributi 220. Certo. Un giocatore in A2 ti costa 130. C'è una bella differenza, Ma guarda, stranieri, decreti di crescita a parte, certo, è così. Io non sono tridico, non mi metto a fare l'esperto di pensioni, quindi mi astengo. Quello che posso dire è che si debbono trovare delle condizioni per pagare gli stipendi, per pagare i contributi a chi ne beneficerà e per mantenere elevata la competitività dello sport italiano rispetto a quello europeo, perché più ci sono tasse, più ci sono contributi, meno soldi ci sono da spendere, più vinceranno gli altri. Sì, ma se dobbiamo andare a guardare ci sono tante altre cose, perché oltre a questa che è una basilare, sono le due cose basi, sono una è quella che abbiamo parlato fino ad ora, la seconda è la questione stadi e la questione impianti. E questo, dove siamo dei trogloditi. Io ricordo sempre, Max, che
Noi abbiamo iniziato qua la trasmissione nel 2015 a Rete 7, abbiamo festeggiato i 7 anni di piacevolissima collaborazione, almeno da parte nostra e spero anche da parte della proprietà. Qual è il punto fondamentale? Che io ricordo che ti chiesi quando sarà pronto lo stadio. Tu sei andato comodamente dopo il 2025 e non hai sbagliato di una virgola, aggiungo, purtroppo. Ancora arrivano un po' di messaggi, metto l'occhiale perché non ci vedo più, non è un occhiale di bellezza, cioè è sfocato, non è WhatsApp che è sfocato. Non mi fare il gesto del time out. No, perché dopo abbiamo oratori. No, lascia fare a me. Okay. Io ho già il timer, vedi, ti faccio un esempio banalissimo. Sono le 18.03, leggo questo messaggio, lancio la pubblicità e mentre c'è la pubblicità alle 18.05 chiamiamo Aradori che poi entra in diretta. È fantastico. Hai 18.010. Capito? Hai capito? Tac! Pensare di venire in Serie A non è facile per la nostra fortitudo, ma vedere giocare gli stranieri delle nostre avversarie e purtroppo vedere i nostri fa molto male, come accade da anni, perché basterebbe poco per salire di categoria. Saluti da Mauri di Riccione. Magari poi entra poco con Pietro, però gli stranieri che ha preso la fortitudo non sono scarsi. Stanno, secondo me, rendendo meno di quello che valgono. Questo lo dico con sincerità. Adesso qualche consiglio della regia e poi pronti a collegarci con Pietro Aradori. Tra poco. Gluten Free Lovers, specializzato in pasta fresca da ricette tipiche bolognesi, biscotti e panificati. Lo trovate a Bologna in via Mille Ponente 162, telefono 351 62 22 831. Gluten Free Lovers, tutto naturalmente senza glutine, fatto da celiaci per celiaci. Per la cura dei tuoi capelli, affidati a Massimo Riccardi Parrucchieri, un vero mago della chioma, maestro non solo nell'acconciarla, ma anche nel migliorarla con i trattamenti più all'avanguardia. Massimo Riccardi Parrucchieri a Bologna, in via Urbana 12/A. Ristorante Pizzeria Vittoria, in via Righi, nell'affascinante atmosfera del centro storico di Bologna, offre specialità di pesce, pizza con forno a legna e cucina bolognese. Il ristorante climatizzato dispone di una bellissima veranda estiva e di 4 sale affrescate del Settecento. Ristorante Pizzeria Vittoria è a Bologna, in via Righi 9, a 100 metri dal parcheggio di Piazza 8 Agosto. Telefono 051 233 548. Flatline Group, eventi, cerimonie e spettacoli su tutto il territorio emiliano-romagnolo, agenzia di comunicazione e pubbliche relazioni. La mission di Flatline Group è quella di creare alternative concrete alla routine quotidiana. Nata nel 2014, si è imposta con il proprio lavoro su basi tecniche e strategiche per creare complicità di gruppo. Flatline Group, professionisti del divertimento. L'ambulatorio Argo, medicina rigenerativa, in via D'Azeglio 21 a Bologna, per valutare il paziente nella sua interezza e globalità. Medicina generale, terapia personalizzata, diagnosi e prevenzione, medicina orale. Poliambulatorio Argo, nel cuore di Bologna. Dixit 611, eventi, serate musicali e feste. Dixit 611, il distretto della musica, marchio storico di Bologna, portavoce della house music. La miglior location, i party più esclusivi. G
Giraldi Editore, storica casa editrice bolognese con nuova proprietà dal 2011. I libri della Giraldi Editore li trovi nelle migliori librerie. Puoi consultare il nostro catalogo sul sito giraldieditore.it e puoi seguirci su Facebook, Twitter e Instagram. Giraldi Editore. Discovery, studio investigativo a Bologna. Investigazioni in ambito privato e aziendale. Indagini commerciali, sicurezza. Discovery, studio investigativo. Telefono 051 291 6471. Provare per credere, provare per scoprire. Try to believe, try to discover. Sport Club, tra poco in collegamento con Pietro Radori, ma intanto cogliamo l'occasione per salutare il grande Federico Ballandi della Contatto che ci sta seguendo. È un piacere, un tifoso appassionato, uno sponsor che ha sempre dato un contributo economico importante e poi tanto amore per una realtà. Credo che ci siano quei personaggi che fanno molto bene al basket. Ah, sicuramente, cioè lui è veramente visceralmente appassionato e tifoso Fortitudo, tant'è vero che va a vedersi tutte le trasferte, ogni tanto mi ha detto se vuoi venire, perché lui parte con delle carovane al seguito proprio perché per il suo cuore bianco-blu, che è totalmente oramai un dato di fatto per Bologna questa cosa. Allora, tra poco ci colleghiamo con Pietro, come detto, però intanto un flash lo facciamo subito sulla Virtus, perché siamo andati molto sulla Fortitudo, ma ci sta. Poi la nostra è una chiacchierata anche più ampia quando si parlava di contributi e via dicendo. Ad esempio quello che mi dicevi, per esempio, sul tema che il dollaro è cresciuto, se il contratto è stato fatto in dollari dalla Virtus, è un problemino. Hanno pagato secco 15-20% in più. È vero. Il dollaro a settembre del 2021 era attorno agli 1,15-1,14, a fine stagione eravamo quasi alla parità. Non si scappa. La Virtus, che ne dici? Rimaniamo sul campionato, poi magari ragioniamo un po' anche sull'Eurolega. Se rimaniamo sul campionato non possiamo che dirne bene. Ieri con Treviso una vittoria larga, netta, chiara. Giocatori che in Europa magari vedi che fanno fatica diventano improvvisamente dei fenomeni in campionato, dei numeri. Come Wings. Wims sta giocando bene anche in Europa, lo stesso Mannion, che fatica tantissimo in Europa, in campionato assume un'altra faccia. Vittoria corredata anche da numeri stratosferici, se andiamo a vedere la classifica per quello che può contare dopo. Però con affetto, io mi sono guardato il lungo di Treviso. Ragazzi, poi mi sono guardato il lungo del Partizan. Sì. Ragazzi, sì. È poi normale che le cose vadano così. Tu mi hai detto parla di campionato. Ma io vedevo questo, non avevo un movimento, ma una roba. Io ti parlo per il campionato, allora mi limito al campionato. Hai ragione anche e te. E dico, andiamo a vedere per quel che può contare dopo quattro partite, ma andando a vedere le varie classifiche di merito, la Virtus la troviamo prima per punti fatti, valutazione, percentuale da 2, percentuale da 3. Insomma, cioè, sembra che il campionato non ci sia sostanzialmente partita. E poi Milano nel dubbio ha perso a Venezia. Perso a Venezia, ma cioè, sfido chiunque e chi lo facesse, penso che avrebbe dei seri problemi a dire che Milano è in crisi. Cioè, Milano ha pagato un back to back, due partite tiratissime. Quindi sei d'accordo con Messina? Che ha risposto con serenità in conferenza stampa. Lui è sempre d'accordo con Messina. C'è stata una cosa che è stata veramente anche lui questa. Sempre. Anche ieri. Chissà se in regia lo trovano il frame che date di un minuto e mezzo. No, vabbè, è una cosa che è imbarazzante, però. Dal punto di vista professionale imbarazzante, allora ripeto, al di là della domanda che può aver fatto l'interlocutore, che comunque che ha lamentato una certa pigrizia difensiva, ho capito, questo è il che è una terminologia che nel dubbio gli allenatori molte volte usano quando magari devono parlare della presenza della loro squadra. L'ha usata l'interlocutore di Messina, gli ha fatto una domanda, gliel'ha fatta in una maniera a me accettabile. Sembrata assolutamente accettabile. Poi il contenuto
Il concetto che voleva esprimere poteva essere opinabile e ci può stare, però quando tu fai una domanda in maniera educata, tu non rispondi, tu mi hai fatto girare le... è che tu hai parlato di pigrizia difensiva e la cosa mi ha fatto girare le balle. Cioè, tu non ti rispondi, oppure continuo, non vai a dire, è che però ragazzi prima di dire le cose dovete pensarci bene. Cioè, esiste una cosa che si chiama rispetto, prendi 2 milioni e mezzo a stagione, tu quando ti vieni a sedere... Ma se prendi 2.000 euro a stagione. Prendi 2 milioni e mezzo, quindi ci sono un po' di ragioni. Torniamo tra poco, perché in collegamento c'è pronto il nostro Pietro Adori. Ciao Pietro! Ciao Jack, ciao. Come ragazzi? Stai, carissimo? Ciao, Pietro, tutto bene? Buonasera. Ciao. Sì, tutto bene. Dove sei? Ragazzi. In macchina si capisce. Ma dove? Si vede. No, sono qua a Bologna. Ah. Sono connesso al volo solo per voi. Grandissimo, numero uno. Oh, stavamo parlando di Messina, ma risponde così duro, tu lo conosci molto bene. Qua i giornalisti li sta massacrando quando fanno delle domande, ma cosa mi dici di Ettore, dai? E non siete stati sui giocatori. Dai, quindi va anche bene così. Raccontami un aneddoto, una volta che ti diede magari una di quelle stangate, di quelle che adesso riserva la stampa. Ma no, allora te ne potrei raccontare a centinaia, però lui è un allenatore che è molto duro con i giocatori, ma anche molto chiaro, quindi non c'è mai un misunderstanding o lui ti dice quello che vuole da te, se tu lo fai vai a nozze con lui. Il problema è che se non lo fai è proprio un disastro e quindi non c'è la via di mezzo, però lui è molto molto bravo nel farsi capire e nel farti capire quello che lui, le richieste che ha verso di te. Ma è il più bravo che hai avuto o ne hai un altro che è più nel tuo cuore? Io mi sono trovato molto bene con lui, devo essere onesto. Poi secondo me, in base a quello che ho vissuto nella mia carriera, è sempre, spesso un allenatore va in base anche alle situazioni in cui si trova. E chi riesce, la sua carriera parla per lui ovviamente, è sulla cresta dell'onda da un sacco di anni, quindi io ecco, personalmente posso dire mi sono trovato molto molto bene. Perfetto, Luigi a te. Guarda che è incredibile questa cosa, però quanto hai retto, quanti anni hai retto con Messina? Allora, io ce l'ho avuto in nazionale, quindi metti un mese e mezzo, due d'estate, non è una stagione. Allora, comunque ma penso, sai perché, se non sbaglio, tre estati. Ma sai perché ti faccio questa domanda? Perché una cosa è in nazionale. Io, tutti i giocatori che l'hanno avuto riconoscono la bravura di Messina e la qualità tecnica assoluta, però mi dicono. Dopo il primo anno con Messina già cominci a non poterne averlo più. Averlo solo in nazionale è come passare una vacanza con una donna invece che conviverci. Cambia, è molto più divertente, no, la vacanza? Io ti posso parlare ovviamente della nazionale. Io ce l'ho avuto lì, quindi io mi sono trovato bene. Poi ognuno ce l'ha le sue esperienze. Secondo me le esperienze di un giocatore vanno anche in base a se la stagione è stata positiva, vincente o meno. Si sono raggiunti gli obiettivi, ci sono tante cose che fanno. Io mi ricordo, una valutazione. Io mi ricordo la Virtus di Griffith, di O'Sullivan, questa gente qua, cioè era veramente, riconosceva il valore di Ettore, però diceva, cioè tu arrivi a fine stagione che come averne fatte quattro. Comunque parliamo dei migliori allenatori d'Europa. Sicuramente. Non dimentichiamo solo mai un solo secondo, perché poi non so cosa dicono di Obradovic. Allora, andiamo sulla Fortitudo, poi magari un po' di analisi, l'Eurolega, lui la conosce bene. Vai tu Max, una domanda bella cattiva per Pietro. Tanto è fermo in macchina, non sbanda, hai capito? Siamo tranquilli. Allora Pietro, partiamo... con magari prima di parlare di questa stagione facciamo un piccolissimo excursus su quella passata. La retrocessione dell'anno passato, riguardandola ora, la trovi, quante responsabilità metteresti alla società e quante magari a voi che siete ai giocatori andati in campo, secondo te? Ma sicuramente è un punto doloroso la stagione passata e le colpe sono di entrambi, cioè non puoi puntare il dito solamente verso una parte,
sicuramente c'erano problemi e casini in società, ma nello stesso tempo in campo ci andavamo noi e ci siamo andati noi giocatori, e quindi è stato un mix di cose. Sono quelle stagioni che iniziano male, veramente male, e finiscono ancora peggio. Basti pensare che l'anno scorso, la prima di campionato, l'allenatore si era già dimesso, e poi da lì è stato un cercare sempre di rincorrere una situazione difficile. Quindi assolutamente è stato un concorso di colpa, un mix di cose che si sono sommate. Abbiamo tutti delle colpe, era meglio se non fosse successo, assolutamente, però il passato non si può cambiare e siamo qui per fare qualcosa di meglio, dai. Si può tornare in Serie 1, così il problema lo si risolve in fretta. Ma toglimi solo una curiosità, quella partita con Napoli, io ho avuto una sensazione particolare, che la squadra si fosse un po' nascosta, cioè non ci si prendessero responsabilità. Vedi, a proposito di dire se è nascosto e spariti il segnale, vedi che probabilmente non è una banalità. Perché era scomparso il segnale Skype. Allora ti chiedo, com'è stata quella partita? Voi viaggiavate a 85 punti, ne avete fatti 56. Che cosa è successo quel pomeriggio? Ma allora, diciamo che quella partita nasce da molto prima, nel senso che noi dalla pausa della Coppa Italia, che non ci eravamo qualificati, ovviamente alla fine del girone d'andata, abbiamo sempre fatto partite con l'acqua alla gola, nel senso che finiva la partita da febbraio, questo da febbraio fino a maggio, e se avevi vinto era tirare un respiro di sollievo e dire dai che ci siamo ancora. Se avevi perso era un guardare subito la classifica o gli altri risultati. Insomma, era un'ultima spiaggia fin da febbraio, e questo alla lunga, sia fisicamente che mentalmente, l'abbiamo pagato e siamo arrivati a fare una partita come quella di Napoli, della penultima giornata, e non all'altezza, insomma, delle nostre caratteristiche. Ok, a te Luigi, parliamo solo del futuro adesso, perché dai, esatto. Pietro sta viaggiando sempre a 13-15 punti, la squadra ne vide 3 su 4, quindi vediamo anche il bello. Allora, questa fortitudo, allora, molti diciamo, Davis è ancora un po' indietro, Thornton invece sta trovando con la sua atleticità la forma giusta. Questa fortitudo tu pensi che abbia ancora molto margine di miglioramento o siete già al 100% quasi? No, io credo che possiamo fare ancora degli miglioramenti importanti. Siamo solo all'inizio, abbiamo fatto una preparazione atletica tosta, importante, e stiamo trovando la nostra chimica, ci stiamo conoscendo, e io penso che dalle prime partite di inizio settembre, metà settembre, abbiamo sempre fatto un po' meglio. Siamo partiti così in Supercoppa, e invece in campionato siamo partiti molto meglio, anche a 100 la prima partita praticamente l'avevamo quasi vinta, che comunque 100 è una squadra che è ancora imbattuta in questo momento. Poi non siamo stati bravi abbastanza, a sufficienza, a stare davanti fino al 40esimo, perché le partite ovviamente non finiscono al 36esimo, ma ci sono 40 minuti da giocare, e quindi stiamo facendo buone cose, dai, stiamo lavorando bene assieme, e io penso solo che possano andare sempre meglio le cose man mano si va avanti. Un flash prima di tornare da Max, semplicissimo: qual è la prima cosa che è cambiata rispetto alla stagione passata? Ma beh, allora la prima cosa sicuramente il fatto che quando sei in A2 la chimica di squadra è diversa, nonostante l'anno scorso non ci fossero problemi di spogliatoio, di squadra, non c'erano teste calde, e questo ci ha aiutato a portare avanti fino alla fine e a cercare di lottare fino alla fine, perché altrimenti la stagione sarebbe finita molto prima per come si era messa. Sicuramente la composizione della squadra, quando tu hai 8-9 italiani e solamente 2 stranieri, tra virgolette, è più semplice che al gruppo, ci sono meno differenze culturali, anche il discorso della lingua, quindi indubbiamente questa cosa. Poi insomma, l'obiettivo è quello un po' di ritornare a
far rinnamorare la gente della squadra, della società. Non che ci sia mai stato un disinnamoramento, ma venire da due anni con risultati, o comunque un anno e mezzo, risultati negativi, alla fine ti pesa. Max. Pietro, che cosa ti ha chiesto Dal Monte? Che ruolo ha, cioè, quando ti ha spiegato che cosa voleva da te, che ruolo ha disegnato per te? Ma lui mi ha chiesto insomma di, lui appena si è insediato, che è stato fine luglio, ho ricevuto la sua chiamata, penso uno dei primi. Appena sono arrivato mi ha chiamato e mi ha detto che avrebbe voluto molto volentieri continuare assieme, di portare insomma le mie caratteristiche, la mia esperienza, il mio talento, la mia fisicità in un campionato che magari sicuramente conosco di meno, però ecco, lui contava molto su di me e questo mi ha fatto molto piacere. Io mi ero trovato bene in una situazione particolare, difficile per tutti quanti, come quella di due anni fa con le chiusure, perché continuavamo a giocare nonostante c'era pubblico. Lui è arrivato a dicembre e quindi ho avuto piacere di continuare con lui. Quanto ha contato il tuo amore per Bologna, per rimanere qui? Beh, tanto, diciamo che io mi sono affezionato molto alla Fortitudo e l'anno scorso ci sono rimasto molto male per come è finita, mi è spiaciuto, non ci sono stato bene. Hai preso anche casa a Bologna, fra le altre cose, no? Sì, quello sì. Quello sì. Ami Bologna, questo volevo dire, sicuramente molto. Quello assolutamente, è vero, sì. Bella scelta, ma a proposito di scelte, tu avresti mandato via Dal Monte per prendere Repesa? No, non mi fa queste domande. Allora io sono ancora giocatore, tocco ferro e spero ancora per un po'. Allora te la provo ad ammorbidire, mi sento un po' Floris a Ballarò. Se tu fossi stato un dirigente, tu avresti comunque proseguito con Antimo Martino e con Dal Monte, al di là di chi sia arrivato, cioè secondo te stavano facendo un cammino tale da protrarlo nel tempo? Ma praticamente con la tua qualità hai girato, hai mischiato alla fine la stessa domanda. Ho capito, tu con la tua qualità risolvi le partite, metti una bomba a Marcato, io faccio le domande. Okay. Se vuoi far cambio, guarda che tu l'hai visto, io faccio paniere da tre ogni tanto. Allora, sì, no, quella la metti. È vero. Ma tu quindi mi parli ancora dal primo anno? Sì, dal in generale. Dal primo anno di Serie A. Ma allora, sono dinamiche che io non conosco, non so i motivi. Diciamo che sicuramente il fatto che non sia finita la stagione e si sia interrotta a marzo, se non ricordo male, il 2020, non ha aiutato nel fare delle scelte che poi l'anno dopo le abbiamo pagate, perché comunque la Fortitudo è fondamentale che abbia il pubblico, cioè ti dà una spinta in più, soprattutto noi, e quindi è stato tutto un susseguirsi di situazioni che ti portavi dietro da quell'estate del Covid, e però io non so dirti se era giusto o sbagliato. Comunque sicuramente Antimo ha un legame con questa città, questa società, perché l'anno scorso poi, appena c'è stato un momento di difficoltà, è stato richiamato ed è venuto di corsa, nel senso, in maniera ben disposto e felice. Poi le altre dinamiche non mi riguardano e io... Ma vedi che ha qualità anche a rispondere, che bravo, anche lui ne è venuto bravo. Fuori ma lui bene. Lui è un politico. Ci siamo, abbiamo talento. Lui è un politico. Allora, la domanda lì. È diversa. Adesso vediamo se ne viene fuori da questa che ci mandano da casa. Così vediamo se Andrea Ottiano, dopo lo prendono a fare l'ufficio stampa, non so se della Meloni, non so perché ha votato e non glielo chiedo, però se risponde bene a questa è un talento. Perché quando perde la Fortitudo la colpa era quasi sempre, secondo la stampa di Aradori, e poco delle scelte di stranieri e coach? Vai, ti guadagni un ingaggio da ufficio stampa a fine carriera. Bella domanda. Non saprei come risponderti.
Probabilmente o forse una spiegazione che mi sono dato è che quando la gente aspetta tanto da te, appena sbagli come situazione, nel senso non vinci e perdi la partita, sei il primo a cui viene puntato il dito, perché hanno tante aspettative, in primis ce l'ho io su me stesso, però non sono Superman, cioè posso giocare bene come posso giocare male, però alla fine è un gioco di squadra, cioè non è tennis, posso giocare male, si vince e va bene così, e posso giocare bene, si perde e va molto meno bene. Io penso per questo, poi non so la risposta, ecco. No, ma io guarda, la mia convinzione è che qui faccia parte di quei giocatori di grande talento che ti possa cambiare una partita. Dopo, logicamente, quando uno è personaggio social, è nell'occhio del ciclone, nel bene e nel male, perché ci sono gli invidiosi al mondo, ricordatevelo sempre, da lì non si scappa. Allora è facile criticare la prima punta. Ma quanta gente mi dice, ah, ma tu Pietro lo conosci? Dico, guarda, lo conosco da quando ho 18 anni, è un bravissimo ragazzo e ci dà l'anima. Dopodiché uno dà l'anima per le proprie caratteristiche tecniche. Poi è ovvio che se tu prendevi Emiliano Neri, che è anche il mio consulente di Banca Mediolanum, aveva altre caratteristiche, si buttava su ogni pallone, ma non aveva lo stesso talento offensivo. Però Pietro, credo che, insomma, parliamo di uno dei più forti giocatori italiani degli ultimi 20 anni, quindi... Ricordiamocelo sempre, poi con le sue caratteristiche. Vai avanti, Luigi. Ti giro un po' una domanda. Fra i tre allenatori, non ne metto Dal Monte nella mischia, ma dico Sacchetti, Repescia e Antimo Martino. Qual è dei tre con cui ti sei trovato meglio? Allora io con Repescia mi trovo molto bene, poi vabbè, ha fatto altre scelte, ok, quindi non si è potuto proseguire il rapporto, tra virgolette. Ah, scusa, come te l'ha detto Pietro, una curiosità, come te l'ha detto che si chiudeva il rapporto e che andava via? A me? Sì. No, nel senso... L'abbiamo saputo comunque via conferenza stampa. Cioè, ne hai parlato? Ti ha detto qualcosa? Male. Te l'ha spiegato o niente? Io l'ho saputo via, come tutti gli altri, okay. Identico a tutti gli altri, via. E poi comunque, oltre a lui, io con Antimo ho sempre giocato molto bene. La sua pallacanestro mi piace, mi sono trovato bene il primo anno ancora di più, perché Antimo ha una grande qualità, che è quella di saper fare... di saper costruire delle ottime squadre ancora prima dei buonissimi gruppi durante l'estate. Questo ti aiuta durante l'anno. E nonostante l'anno scorso i risultati siano stati di squadra quelli che sono stati, quindi c'è sempre l'amarezza, la negatività, l'incazzatura per le sconfitte, io con lui mi sono trovato bene, ecco. Perfetto. Ti posso dire di questi Max, due. Siamo verso la fine. Vai con una domanda veloce. Come hai trovato la 2, Pietro? Visto che credo che tu non l'abbia mai fatta, se non sbaglio. L'ho fatta al mio primo anno da professionista. A Biella? E ancora... A Imola? A Imola. A Imola. Grande Piero Pasini. Esatto. Dopo 14-15 anni, come l'hai ritrovata? Ma allora l'ho ritrovata che, prima cosa, non è che se uno fa 15 punti in Serie A, esempio, allora in A2 ne fa 30. Non è così, anzi, è proprio che paradossalmente è molto più difficile, perché tutti si aspettano di più da te, giocano tutti col coltello fra i denti, sia verso di me ma sia verso una società come la Fortitudo. Che insomma, ogni volta che vai, intanto acceso la luce, scusate, sì. Fatto buio. E ogni volta che vai in trasferta la vedono come la partita dell'anno, palazzetti pieni, e questo è stimolante, bellissimo da un lato, dall'altro sai che è una partita ancora più difficile perché gli avversari daranno il 110%. E poi l'ho trovata che allora ci sono un sacco di ragazzi italiani che hanno talento sia fisico sia tecnico,
che però se dovessi vederli in Serie A con l'americano davanti che gioca 35 minuti, loro entrano 5 minuti, magari hanno qualità, ma sbagliano una partita, la seconda pure, la terza già non entrano più, è difficile poi uscire, ma le qualità ci sono dei ragazzi in A2. In A1, ok, o fai le coppe, va bene, ma allora se fai le coppe sei già un altro tipo di giocatore, sì. Ma per emergere è più difficile, perché hai meno spazio, meno possibilità di sbagliare, e questo mentalmente è... Se non sei veramente, veramente forte, lo soffri. Vai Max, velocissimo. Un flash velocissimo. Ti aspettavi un Procida di questo genere in Eurolega? Ma allora lui, anche l'anno scorso, ha fatto questi exploit. È un giocatore che ha grande atletismo, ha un ottimo tiro da tre piazzato, e in una squadra in cui ci sono altri compagni che hanno per lui, lui può essere un buonissimo finalizzatore. Non ho seguito, devo essere onesto, non ho seguito benissimo l'inizio dell'Eurolega, tantomeno di Berlino, però ho visto che ha fatto una buonissima partita, quindi sono contento per lui, insomma gli faccio un grande in bocca al lupo, dai. Benissimo, siamo arrivati alla fine del collegamento perché abbiamo l'ultimo blocco pubblicitario. Pietro, ne approfitto per ringraziarti tantissimo, farti un grande in bocca al lupo e troviamoci presto a mangiare qualcosa insieme, perché è un po' che non ci si vede, dobbiamo fare due risate come ai bei tempi, eh? Ok, crepi lupo, grazie, un abbraccione. Ciao, grazie Pietro. Grazie a Pietro Adori, pubblicità tra poco. Gluten Free Lovers, specializzato in pasta fresca da ricette tipiche bolognesi, biscotti e panificati. Lo trovate a Bologna in via Mille Ponente 162, telefono 351 62 22 831. Gluten Free Lovers, tutto naturalmente senza glutine, fatto da celiaci per celiaci. Discovery, studio investigativo a Bologna. Investigazioni in ambito privato e aziendale. Indagini commerciali, sicurezza. Discovery, studio investigativo. Telefono 051 291 6471. Provare per credere, provare per scoprire. Try to believe, try to discover. Giraldi Editore, storica casa editrice bolognese con nuova proprietà dal 2011. I libri della Giraldi Editore li trovi nelle migliori librerie. Puoi consultare il nostro catalogo sul sito giraldieditore.it e puoi seguirci su Facebook, Twitter e Instagram. Giraldi Editore. Dick Street 611, eventi, serate musicali e feste. Dick Street 611, il distretto della musica, marchio storico di Bologna, portavoce della House Music. La miglior location, i party più esclusivi. Poliambulatorio Argo, medicina rigenerativa, in via D'Azeglio 21 a Bologna, per valutare il paziente nella sua interezza e globalità. Medicina generale, terapia personalizzata, diagnosi e prevenzione, medicina orale. Poliambulatorio Argo, nel cuore di Bologna. Flatline Group, eventi, cerimonie e spettacoli su tutto il territorio emiliano-romagnolo. Agenzia di comunicazione e pubbliche relazioni. La mission di Flatline Group è quella di creare alternative concrete alla routine quotidiana. Nata nel 2014, si è imposta con il proprio lavoro su basi tecniche e strategiche per creare complicità di gruppo. Flatline Group, professionisti del divertimento.
Ristorante Pizzeria Vittoria, in via Righi, nell'affascinante atmosfera del centro storico di Bologna, offre specialità di pesce, pizza con forno a legna e cucina bolognese. Il ristorante climatizzato dispone di una bellissima veranda estiva e di 4 sale affrescate del Settecento. Ristorante Pizzeria Vittoria è a Bologna, in via Righi 9, a 100 metri dal parcheggio di Piazza 8 Agosto. Telefono 051 233 548. Per la cura dei tuoi capelli, affidati a Massimo Riccardi Parrucchieri, un vero mago della chioma, maestro non solo nell'acconciarla, ma anche nel migliorarla con i trattamenti più all'avanguardia. Massimo Riccardi Parrucchieri a Bologna, in via Urbana 12/A. Eccoci di nuovo in studio, mancano 3 minutini alla fine, sarò velocissimo. Ci chiedono intanto chi retrocede nel calcio, opinione mia semplice, Sampdoria, Cremonese e Lecce. Il Lecce, come ho visto ieri, potrebbe anche retrocedere, però poi vediamo anche come va con i pagamenti e gli stipendi in altre realtà. Sparo questi 3 nomi. Poi Claudio, tifoso Virtus, dice sbanchiamo a Madrid, al volo, Virtus a Madrid. Luigi? Virtus a Madrid fa molta fatica, secondo me perde. Può fare i playoff questa Virtus in Eurolega? Perché no? Per Madrid perché no? Perché no, secondo me, cioè, al momento non ho cioè, al momento le cose non vanno bene, però io ci sono, ma mancano 30 partite. C'è tempo. Intanto Fabio dice: cosa ne pensi se ti dico che la Virtus, se avesse un pivot serio da titolare e Schengen in forma con Teodosic e Bellinelli al loro livello, possiamo essere da Final Four? Altro che Final Four, intanto bisogna arrivare nelle 8. Poi se arrivi nelle 8, dopo magari vedi, ma adesso il problema è veramente entrare nelle 8. Troppa grazia, se arrivi da lì vai a discutere. Comunque sono semplice nella mia analisi. Jaite, buon pivot da Italia, evidentemente non ancora pronto per l'Europa, ma non è ancora a posto fisicamente. Teodosic, vedremo quando sarà a posto fisicamente. E Teodosic e Bellinelli saranno mai giocatori di prima? No, perché invecchiano. Potranno dare il loro contributo, ma secondo me invecchiano. Parlavo con un dirigente Virtus, e non faccio il nome, e mi diceva: lo so bene che certi giocatori adesso non valgono quanto valevano prima, ma se volevamo prenderli dovevamo pagarli quella cifra. È chiaro che magari l'ultimo anno Bellinelli non vale più 2, ma magari vale 1. Però l'hai avuto in un momento in cui, fino a prova contraria, i signori Teodosic e Bellinelli, oltre ad arte della grande pallacanestro, ti hanno fatto vincere supercoppe, scudetti, 1, supercoppe, 2 e un Eurocup. E una Champions. E insomma, direi che la loro parte l'hanno fatta. Bene, siamo arrivati alla fine. Grazie a tutti per averci seguito. Adesso Sport Today. Alla prossima.